Oggi al centro della nostra attenzione è la gestione, il trattamento dei rifiuti e le nuove tecnologie, tra le quali la cosiddetta torcia al plasma, la tecnologia utilizzata dalla NASA per provare la resistenza dello scudo termico delle navicelle spaziali quando c'è l'attrito, quando c'è un attrito incandescente con l'atmosfera. Su questo tema con noi a Quotidiano Medicina due specialisti, Luciano Pecoraro, direttore del laboratorio di tossicologia dell'ASL di Salerno, e l'avvocato Zampaglione, che è un legale, un giurista esperto in diritto ambientale, in diritto delle comunicazioni. Un argomento molto delicato, molto difficile, complesso, anche spinoso, insomma, da trattare, perché intorno ai rifiuti, sapete, ci sono interessi giganteschi in cui spesso la politica è fortemente implicata. Ma poiché da qualche giorno si torna a parlare di termovalorizzatori e di altre tecnologie per la Campania e per Salerno, sentiamo il dovere di alzare anche noi il livello di allerta e di informare i telespettatori su quello che potrebbe accadere e sulle alternative che oggi la tecnologia offre per il trattamento dei rifiuti. Diciamo subito che i paesi dell'Est, con Malta, Spagna e Irlanda, li vedremo tra poco in una computer grafica, eccoli qua, li vedete sulla destra, barrati in rosso, sono quelli che ancora utilizzano oltre il 50%, vedete, fino al 100% le discariche sono quelle barrate in rosso, mentre da noi in Italia, vedete l'Italia al centro, siamo da poco scesi sotto questa soglia. Negli impianti di incenerimento, che nella grafica è in giallo, Danimarca e Svezia sono quelli più attrezzati, con soglie oltre il 50%, mentre da noi siamo invece tra il 10 e il 20% di utilizzo. Sul riciclaggio, una delle 4 R virtuose, insomma, che è così difficile da conseguire, nella grafica, le barre vedete in color turchese, Germania, Svezia e Belgio sono i paesi più attrezzati, noi invece siamo sempre entro la soglia del 10%. Ed infine nel compostaggio, che è di colore verde nella computer grafica, il materiale biografico, biologico prodotto con l'ossidazione di rifiuti di scarto e utilizzato come fertilizzante, in tutta Europa siamo ancora a soglie un po' minime residuali, con l'Austria che è leader in Europa nella produzione del compost, seguita a distanza dai Paesi Bassi, mentre tutti gli altri sono il 10%, compresa l'Italia. Dunque, allora, dottor Pecoraro è un tossicologo, è un esperto, uno specialista, e da anni segue appunto questa nuova tecnologia dal punto di vista scientifico, ovviamente dal punto di vista tecnico. Vediamo in 7 punti, lui stesso commenterà, vediamo in 7 punti qual è questo confronto, ecco, tra termovalorizzatore, l'inceneritore, giusto per riassumere, e la torcia al plasma, quest'altra tecnologia. Qui vediamo subito le prime differenze, dottor Pecoraro. Sì, la prima differenza è che l'incenerimento è un processo di combustione, quindi come si vede lì avviene intorno ai 1000 gradi, e già qui c'è un problema tecnico. In effetti l'inceneritore è uno strumento monolitico, di solito di tonnellaggio non inferiore a 400-500 mila tonnellate. E quindi che succede? Che se la temperatura viene tenuta al di sotto di questa temperatura, dei 1000 gradi, c'è una probabilità molto, molto elevata che si formino le nanopolveri, che si formino i furani e le famose diossine. Quindi già c'è un problema tecnico che è importantissimo da tenere presente, cioè se si scende sotto questa temperatura già il processo di per sé stesso, che è negativo, diventa ancora di più negativo. Sì. La torcia al plasma invece è un processo innovativo. È un processo innovativo. Queste sono le sostanze emesse in atmosfera. Le sostanze emesse in atmosfera da un termovalorizzatore sono assolutamente negative per l'organismo umano. Pensate un po' che la diossina, dice l'organismo. Dice l'OMS, anzi nel 1990 l'OMS valutava in 20 nanogrammi per chilogrammo la quantità massima di diossina assorbibile dall'organismo. Già dopo 15 anni
si è ridotta a 2, quindi sì. Già l'OMS ha fatto capire che è pericolosissima. Se voi, allora, c'è da sapere che nel termovalorizzatore ogni tonnellata produce di RSU, produce 6.000 metri cubi di fumi nell'atmosfera. In questi 6.000 metri cubi vi è un quantitativo di diossina tale che il corpo non può sopportare, perlomeno se valutato rispetto alla popolazione. Abbiamo fatto dei calcoli rispetto alla popolazione di Salerno. Sì. Quindi è negativo dal punto di vista delle diossine. Qui siamo ai costi. Allora, i costi sono nettamente superiori dell'incenerimento rispetto al plasma. Pensate che per il plasma 220-250 milioni è già sovrastimato. Da nuove stime un impianto, pensate, da 10 tonnellate vale intorno ai 6 milioni. Facendo le debite proporzioni varrebbe 120-130 milioni la spesa. Mentre, diciamo un terzo. Esatto, un terzo. Senza considerare che poi la spesa, cioè il termovalorizzatore per essere costruito ha bisogno di 5 anni e poi c'è bisogno del collaudo per altri 18 mesi. Infatti adesso vedremo i tempi. Sì, invece la torcia al plasma, la sua caratteristica principale è quella di essere anche modulare, oltre che essere un processo, come dire, innovativo e rivoluzionario, è modulare. Sì. I moduli sono moduli da 10, da 20, 50, 100 tonnellate, quindi a seconda delle esigenze, facciamo conto che ci siano tot tonnellate di ecoballe in un certo posto, innanzitutto ha bisogno di 4 ettari, pensate, una torcia al plasma di 200-250 mila tonnellate all'anno ha bisogno solo di 4 ettari per essere installata. Però la sua modularità è importante perché a seconda delle esigenze uno aggiunge dei moduli, perché gli impianti collaterali, quelli che poi sfruttano il gas di sintesi, che è la cosa importante, che è quello che trasforma che non è più rifiuto, è materia prima per la torcia al plasma, in sostanza utile. Quindi il gas di sintesi è il prodotto più importante. E quindi gli impianti collaterali sono unici, cioè io posso aggiungere delle torce, dei moduli, senza intaccare quelli che sono gli impianti collaterali, che sono quelli di recupero dei gas di sintesi. Sì. Quindi questa maneggevolezza, questa estrema versatilità è importantissima. Sì. Ecco, vediamo quella successiva, andiamo ancora avanti con la slide successiva. Qui abbiamo i tempi, ne abbiamo già parlato. Sono lunghissimi. Sono lunghissimi quelli, per il termovalorizzatore. Sì. Invece sono sorprendentemente brevi, si parla di mesi, insomma, di proprio, poco più di un anno. Proprio perché è modulare, pensate che una torcia da 5-10 tonnellate è carrellabile, si trasporta su un tir. Qual è il principio della torcia al plasma? Il principio della torcia al plasma, diciamo che il plasma è il quarto stato della materia, dopo solido, liquido e gassoso. In effetti l'impianto è molto semplice. Il plasma è l'energia del sole. Il plasma è l'energia solare. L'aurora boreale. Sì. L'aurora boreale. O anche il fulmine. Il fulmine, sì. Il 99% dell'universo è composto da plasma. Qui vediamo, avvocato Zampaglione, qui vediamo il basalto, è vero? Esatto. Basalto, l'ossidiana, quella delle ceramiche, insomma. Eh sì, insomma, è un inerte. Piastrelle. È un inerte. È un inerte che poi è il risultato finale del plasma. È quello che si deposita dopo la Quindi non ceneri o fumi, non diossine, no, ma vetro. In effetti è una vetrificazione, un vetro. Certo, e gas. Che viene utilizzato. Sì. Qui vediamo, dottor Pecoraro, qui vediamo il funzionamento. Esatto, allora il funzionamento è molto semplice. Agli estremi di un arco voltaico scocca una scintilla che crea una temperatura di 13-15 mila gradi, questo nelle tecnologie più evolute. E questa temperatura altissima ionizza un gas, di solito, di solito aria. Questa ionizzazione di questo gas esalta le caratteristiche chimico-fisiche di questa materia. Sì. La conducibilità è eccezionale. Eccolo qui vediamo. Questa è l'ossidiana. Ecco, sì. Lei ce l'ha in tasca, avvocato? In borsa. Ce l'ha in borsa, no. Vabbè. E allora lasciamo perdere. Avevamo portato un pezzetto di ossidiana. Per mostrare. Vabbè. Non è il caso, magari lo facciamo vedere un'altra volta. Comunque, in effetti, qui sono spettacolo,
le montagne di rifiuti. Quindi, quante ecoballe abbiamo in provincia? Abbiamo circa 6 milioni di tonnellate di ecoballe, le quali potrebbero essere trattate benissimo con questa tecnica. Sì. Pensate che la tecnologia potrebbe essere portata sul posto, cioè nella piazzola dove esiste 1 milione di tonnellate di ecoballe in 3-4 ettari. Si impianta questa tecnologia con un numero di moduli adatti, si calcola il numero di anni di smaltimento, di solito un paio, e bonifica, questa tecnica potrebbe bonificare questa discarica di ecoballe, trasformando il rifiuto, che non è più rifiuto ma è materia prima, in sostanze utilissime, quali il gas di sintesi. Il syngas, che è un gas, che è una miscela di ossido di carbonio e idrogeno, la quale si può trasformare in... Dovremmo vedere una delle slide, sì. Prego Giovanni Paolillo e Carmine Marano, una delle slide parla proprio del risultato che del risultato finale, la differenza tra il termolizzatore e la dolce al plasma, dove nel termolizzatore è cenere. Cenere. Cioè, e fumi. Fumi e cenere. Mentre invece nel caso della torcia a plasma invece è appunto questo gas che può essere riutilizzato nelle stazioni di servizio. Ecco qui, l'energia prodotta, vabbè, qui è per quanto riguarda l'energia. Sì, non è questa, la slide, comunque questa la anche slide. Questa è interessante perché ci serve per capire che la differenza anche dell'energia. Ma una cosa importante è che il syngas, essendo composto da ossido di carbonio e di idrogeno, ha la possibilità di veder separato l'idrogeno. E quindi in paesi tipo l'America esistono delle ditte che separano questo idrogeno dal syngas, immagazzinandolo in bombole, e quindi vi sono autobus che camminano di idrogeno. Sì. Qui abbiamo la fotografia, facciamola spiegare all'avvocato Zampaglione, che è un avvocato, però è un esperto. Ecco, qual è la differenza, avvocato? La differenza sta nel fatto che... Facciamola rivedere questa scheda. Sì, come prodotto finale del trattamento, che nel modo più assoluto si tratta di incenerimento, ma di gassificazione, quindi a quelle altissime temperature si ha la scomposizione molecolare. Quindi da una parte, nel fondo, come si è visto prima, dell'impianto si crea questo magma che quando si raffredda è un elemento che può essere trattato, è un inerte. Mattanella, Piastrell, sì. È un inerte, non un può inerte. Essere Ossidiana. Trattato per tante cose. No. Il gas che viene fuori opportunamente filtrato o trattato, se è necessario trasformarlo in idrogeno o utilizzarlo, che ne so, anche può essere immesso in una rete di gas civile, normale, urbano, ma anche a casa, siamo di fronte insomma a una tecnologia straordinaria che diciamo molti di noi ignorano, insomma. Sì, certo, insomma. O meglio, se vogliamo andarla a studiare andiamo su Wikipedia e andiamo a vedere che cos'è il plasma, la torcia al plasma è quella che utilizza la NASA. Ma ci sono impianti in Italia, avvocato? Allora, impianti di torcia al plasma ce ne sono, ed è il più grande d'Europa e sta a Capua, al CIRA, al Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale. Quindi solo per ricerca, però? Ma è evidente, lì loro non trattano rifiuti, non fanno cose di questo genere. Ma poiché la tecnologia era quella della NASA e quindi il Centro di Ricerca Italiano è collegato con la NASA, ora sono parecchi anni che questa torcia sta là e che viene utilizzata ai fini di quelle che sono di ricerche di materiali per le progettazioni a livello spaziale, insieme alla NASA. Sì, ecco, giusto per far capire ai telespettatori, ecco perché noi, dottor Pecorano, dovremmo poi alla fine suggerire alla politica di preferire la torcia al plasma e non l'inceneritore. Ecco, da tossicologo, da chimico. Per questione di opportunità, perché il termovalorizzatore, quindi come inceneritore, dà sostanze tossiche all'uomo e non recupera, tratta il rifiuto come rifiuto e quindi non ne ricava delle sostanze utili. Invece la torcia al plasma tratta il rifiuto come materia prima e quindi le milioni di ecoballe, i rifiuti tossici e nocivi soprattutto, vengono trattati come se fossero materia prima.
danno delle sostanze utilissime, perché ripeto, il syngas è così versatile, con reazioni molto semplici quale la Fischer-Tropsch, usata dai tedeschi nell'ultima guerra per gassificare il carbone della Ruhr, loro ne ricavavano benzina per i carri armati, noi adesso quella stessa gassificazione la facciamo con i rifiuti. E quindi abbiamo una cosa eccezionale. Abbiamo materia prima. Noi siamo i produttori. Abbiamo materia prima. Dovremmo essere pagati noi cittadini. Perfetto. E quindi, invece che pagare tutti questi soldi. Questo gas di sintesi è così versatile perché con la reazione di Fischer-Tropsch, basse temperature e basse pressioni, si ricava bioetanolo, si ricava soprattutto bioetanolo, ma è importante separare l'idrogeno per poter far funzionare le auto e gli autobus ad idrogeno. Perfetto. L'idrogeno è il combustibile della vita. Avvocato Zampaglione, se ricordo bene, le province erano gli enti che erano state delegate a decidere su inceneritori. Mo le province non ci sono, cioè sono state praticamente, sono in via di scioglimento. Chiarisco. Che cosa succede? Allora, cosa succede? La regione ha nell'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, ha delegato ai comuni e all'autorità, gli ATO, loro gli hanno definito l'autorità ottimale d'ambito, che comprendono un certo numero di comuni, ha delegato i comuni a fare ovviamente il potere esclusivo per quanto riguarda la raccolta, lo spazzamento e il trasporto. Per quanto riguardava invece il trattamento erano le province. Le province ovviamente allo stato quindi, attuale mi sembra un po' difficile. Insomma. Probabilmente dovranno fare tutto i comuni. La regione dall'aggiornamento fatto... la regione dovrà rilegificare. Modificare alcune cose di questo programma che è stato fatto per il 2015, approvato a marzo. È stato approvato a marzo e prevede, fra l'altro in questo programma però c'è da chiarire una cosa importante, è che le ecoballe... sono di competenza del Presidenza del Consiglio di Renzi il quale, cioè non Renzi, già in precedenza ha fatto una battuta, certamente, ha nominato i commissari straordinari, per cui ci sono tre o quattro commissari straordinari per trattamento delle ecoballe. E voglio dire, sicuramente il commissario per quanto riguarda Caserta e quello di Giuliano hanno previsto già l'utilizzo della torcia al plasma e stanno in fase di elaborazione le gare per fare, e poi ovviamente decideranno quale conviene di più. Però anche come tecnologia la regione già dal 2010 in modo particolare per i rifiuti speciali. Bene, noi siamo credo verso le conclusioni, abbiamo solo sfiorato questo argomento che però è così interessante perché riguarda la nostra salute, riguarda il trattamento dei rifiuti che noi produciamo. Bisognerebbe poi lavorare a monte, produrre meno rifiuti, ma soprattutto produrre meno esche per i rifiuti, meno imballaggio, è vero dottore? Meno imballaggi, meno vetro, meno plastica, insomma. Gli imballaggi costituiscono una grossa percentuale di raccolta differenziata, prima di indifferenziato. Beh, diciamo che è un business, poi alla fine, alla fine. È un ciclo che si chiude. Bene, comunque noi torneremo su questo argomento che ci interessa moltissimo perché abbiamo scoperto questa nuova tecnologia, la torcia al plasma, che ci fa un po', che ci fa dimenticare una parola che non tanto ci piace, l'inceneritore. Tra l'altro ne parlavamo con l'assessore Calabrese, oggi un termovalorizzatore è pressoché inutile perché abbiamo imparato piano piano a fare la differenziata, forse sul riutilizzo abbiamo delle carenze. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti tossici, è vero, speciali... Su questo volevo aggiungere qualche cosa. Plasma. In effetti anche io sono d'accordo su alcuni esponenti di Legambiente che parlano di utilizzazione e quindi insomma, per l'RSU dicono rifiuti zero e niente impianti. Però la torcia al plasma è fondamentale nel trattamento sia dei rifiuti tossici che dei rifiuti nocivi. Quelli ospedalieri, ad esempio. Ed anche gli ospedalieri, ma parlo dei rifiuti interrati nella terra dei fuochi, dei bidoni interrati nella terra dei fuochi. Eccola qui l'ossidiana, vetro. I quali rifiuti non hanno nessun'altra alternativa per essere trattati se non queste tecnologie avveniristiche e innovative, estremamente ci fanno risparmiare, non ci fanno respirare
fumi, diossine.